Oggi vi faccio vedere come proteggere file e cartelle con una password in un Mac. Lo faremo utilizzando un servizio integrato nel sistema operativo di Apple, quindi non ci servirà l'installazione di applicazioni di terze parti, cosa necessaria per esempio nei computer di Windows, ma lo faremo utilizzando un'utility integrata in macOS che funziona molto bene e che è molto semplice da utilizzare. La prima cosa che dovete fare è aprire la cartella delle applicazioni, cliccare su utility ed aprire l'applicazione Utility Disco. È proprio questa l'applicazione che ci interessa? E sì, è la stessa applicazione che si utilizza per gestire le partizioni in macOS oppure per verificare se ci sono problemi sul disco. Per proteggere i file però dovremo cliccare sulla voce File, scegliere la voce Nuova immagine disco e cliccare su Nuova immagine vuota. Si aprirà una nuova finestra nella quale dovrete impostare il nome che volete dare all'immagine, la dimensione dell'immagine che volete creare. Il mio consiglio è quello di scegliere in base alle vostre necessità, e nella sezione protezione potete scegliere se inserire una protezione a 128 bit o a 256. La protezione a 128 bit è la più veloce ma anche la meno sicura, quella a 256 bit è molto più sicura, ma in realtà la gestione dei file poi diventa un po' più lenta. Una volta creata questa immagine disco, noterete che per aprirla servirà la password che avete scelto precedentemente in fase di creazione. A questo punto il gioco è fatto, non vi resta che inserire tutti i documenti che volete proteggere in questa immagine del disco, che potete conservare sia sul vostro hard disk che magari su una penna esterna o un hard disk esterno. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.